Si svolgerà nei campi da padel di Baia Flaminia a Pesaro dal 19 al 21 luglio l'evento dedicato allo sport, ma anche alla salute fisica, attività di fitness specializzate e promozione di sani stili di vita. Tra le attività anche momenti per svolgere prevenzione del tumore al seno e del diabete. Abbiamo pensato che quest'anno non bastava solamente portare lo sport o parlare esclusivamente di inclusione, ma quello che interessava nell'anno importante di Pesaro e quindi nell'anno di Pesaro 2024 era appunto portare la divulgazione scientifica, cioè aspetti e contenuti importanti che riguardano in questo caso il diabete, patologia del diabete, ma anche la prevenzione al tumore al seno per le donne. Le due associazioni che parteciperanno saranno molto importanti, una è l'ANIAD, l'Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici, e l'altra è la Susan G. Komen, che è un'entità, è un'associazione di volontariato abbastanza grande, molto grande per non usare, internazionale. E siamo stati molto orgogliosi di poterli ospitare e di poter dare loro, anche grazie al progetto di ricerca Movis dell'Università di Urbino, questo spazio che meritano. Un evento articolato che si sviluppa in più giornate. Durante l'iniziativa si svolgeranno tornei di padel e tavole rotonde, tanti gli appuntamenti importanti da venerdì a domenica. Gli appuntamenti possiamo dire che sono un po' tutti importanti, però per quanto riguarda la divulgazione scientifica sicuramente uno degli aspetti importanti sono gli appuntamenti del venerdì e del sabato mattina, quindi dalle 9:30 all'1 ci sarà la divulgazione scientifica sull'aspetto del diabete, parleranno appunto vari esperti del settore, medici, professori e quant'altro. Si parlerà esclusivamente del diabete e come il diabete possa aiutare anche uno sportivo a continuare a fare sport. E il secondo giorno, stessi orari, quindi 9:30 all'incirca, saranno tutti all'Hotel Flaminio. Lì praticamente si svolgerà invece il sabato, il progetto di ricerca Movis insieme alla Susan G. Komen, associazione di volontariato. Si tratterà di stili di vita attivi, sport per la prevenzione al tumore al seno delle donne. Tra i partner dell'evento, l'ASI di Pesaro e Urbino. Siamo veramente tanto contenti come ASI di poter essere partner in questo enorme progetto che prevede non solo sport ma anche cultura e sociale, quindi secondo ASI, quindi secondo noi la direzione che devono prendere gli eventi sportivi da adesso in avanti, perché non guarda fondamentalmente solo allo sport ma anche a tutto il mondo che c'è attorno allo sport, quindi vi aspettiamo numerosi in questo fantastico weekend.